lo scenario in cui ci siamo trovati a operare, come già rappresentato in precedenza, era uno scenario fortemente, un contesto veramente difficile, perché le condizioni in cui ci trovavamo erano quelle di un crollo seguito ad uno scoppio in un locale che era interrato con un livello di interramento di 10 piani, al quale c'era, nel quale stava entrando acqua. Per quanto noi comunque siamo personale fortemente addestrato, comunque lo scenario era uno scenario fortemente atipico, quindi abbiamo cercato di mettere in campo tutte le capacità organizzative in grado di fornire il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Fortunatamente è stato supportato in maniera importante dagli altri enti, con particolare riferimento alla Protezione Civile, e abbiamo cercato di creare i presupposti di sicurezza per far operare gli operatori, con l'obiettivo primario di ricercare le persone disperse. Fortunatamente, dopo una prima attività di messa in sicurezza dello scenario, abbiamo potuto far operare in acqua gli operatori, e fortunatamente nella giornata di ieri siamo riusciti a recuperare le prime 3 persone, e stamattina siamo riusciti a ritrovare l'ultima persona, localizzate tutte al 9° piano interrato. L'attività ovviamente è un'attività che ci ha impegnato per molti giorni, e quindi abbiamo dovuto avvicendare il personale nel corso di queste attività. Abbiamo messo in campo costantemente almeno 18 sommozzatori che si alternavano in una rotazione, in maniera tale da garantire la copertura del servizio di soccorso tutta la giornata. Noi abbiamo operato tranquillamente in continuità sia di notte che di giorno. Dove è stato trovato il fumo? L'abbiamo trovato sempre al 9° piano interrato, in corrispondenza della turbina, in una posizione che ipotizzavamo insomma potesse essere quella maggiormente probabile per trovare il corpo. Era vicino agli altri oppure? Erano tutti al 9° piano, non erano molto distanti, ma comunque non stavano proprio in adiacenza. Ha trovato conferma quell'ipotesi sulla quale lavoravate, che era una mossa? Due probabilmente sono stati proiettati, perché erano due operatori che lavoravano all'ottavo piano e sono stati proiettati dall'esplosione al 9° piano. Altri due invece erano gli operatori che lavoravano stabilmente al 9° piano, e li abbiamo trovati in corrispondenza delle loro postazioni di lavoro. Esatto. Quindi non stavano scappando? No. Cioè, non avevano avuto una bisaglia? No, gli ultimi due operatori li abbiamo ritrovati in corrispondenza delle loro postazioni di lavoro. Gli ultimi due, ma si diceva che il comandante dice che gli altri erano scappati. Gli altri due li abbiamo trovati in corrispondenza delle vie di fuga, però erano operatori che lavoravano all'ottavo piano, quindi non sappiamo se erano scesi al 9° piano per attività di lavoro e stavano percorrendo la via di fuga, o sono stati proiettati a seguito dello scoppio dall'ottavo al 9° piano, perché lì abbiamo un pozzo di aspirazione che costituisce un collegamento verticale tra l'ottavo e il 9° piano, quindi sono valide al momento tutte e due le ipotesi. Ingegnere, che noi abbiamo scritto oggi in base a quello che ci avete detto ieri, che avete trovati nell'arco di 100 metri quadrati, e avete fatto l'ipotesi di una via di fuga. È una delle ipotesi al vaglio, ovviamente. È una delle ipotesi al vaglio, assolutamente.